Buongiorno a tutti, iniziamo con il question time. Ricordo che ai sensi dell'articolo 88,5 del regolamento interno il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrazione e di replica per non più di 3 minuti. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato risponde per non più di 3 minuti. Chiamo subito l'oggetto numero 1, attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa numero 242 del 26 aprile 2022, avente ad oggetto riconoscimento del ruolo dei cacciatori e delle associazioni venatorie, concessione dei contributi. Interroganti consiglieri Mancini, Puletti e Castellari, prego consigliere Mancini a lei per l'illustrazione. Grazie Presidente, parliamo di associazioni, quindi di cittadini che condividono obiettivi e svolgono significative funzioni anche di carattere sociale, non di meno quelle venatorie. E la nostra risoluzione, come il testo richiama, era stata approvata a suo tempo in Consiglio regionale. In effetti l'oggetto cita testualmente attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa numero 242 del 26 aprile 2022, quindi oltre un anno e mezzo fa, avente ad oggetto riconoscimento del ruolo dei cacciatori e delle associazioni venatorie, concessione di contributi. Questa deliberazione aveva avuto un dibattito in Consiglio. Recentemente quest'Aula ha riconosciuto ad altre associazioni come quelle ex combattentistiche dell'associazione quindi delle forze dell'ordine, quindi noi crediamo che quest'Aula abbia dimostrato una particolare attenzione su tutto quello che è il mondo dell'associazione e dei loro soggetti attuatori, quindi anche dei cittadini. Quindi vista appunto questa deliberazione, considerato che la predetta deliberazione legislativa ha impegnato la giunta regionale ad assicurare tutte le iniziative necessarie per sostenere le attività venatorie dei singoli cacciatori e delle loro associazioni venatorie, in particolare riducendo l'impatto totale dei costi imposto dal decreto legge 32/2021, mantenendoli uguali a quelli sostenuti fino ad oggi sulla scorta di quanto già deciso ad altre regioni come il Veneto per esempio, o di quelle che si stanno promuovendo come sta promuovendo la regione Marche, a sostenere le spese per l'attività di monitoraggio e studio della fauna selvatica, delle componenti ambientali, degli habitat, da parte delle stesse associazioni venatorie a supporto dell'attività istituzionale dell'osservatorio faunistico regionale. Quindi, Assessore, tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per sapere quali azioni sono state intraprese dalla Giunta regionale in riferimento alla deliberazione in oggetto, quella del 26 aprile 2022, numero 242, avente ad oggetto il riconoscimento del ruolo dei cacciatori e delle associazioni venatorie con il relativo concessione di contributi. Tra l'altro continui rimandi, faccio questo ulteriore cappello, cioè tenendo conto che normative europee sempre più complicate obbligano sia le istituzioni, assessore, che gli uffici, gli osservatori a continue adempimenti burocratici. Io penso che a titolo gratuito tanti volontari possono contribuire a dare ulteriore sostegno all'azione del mondo venatorio. Le associazioni possono farlo in maniera specifica e tecnica, come abbiamo richiamato l'altra volta, tutto ciò che è il censimento, quindi con l'incremento anche di qualche unità lavorativa all'interno di esse, possiamo aiutare a compilare, redigere format che possono poi essere utili nei tavoli più alti come ISPRA per dare dati significativi su quelle che sono le pressioni venatorie, i censimenti, i piani d'abbattimento, in modo che l'istituzione, la regione, abbia a disposizione il maggior numero di informazioni possibili. Ecco per cui noi crediamo che questo contributo finalizzato con questi obiettivi debba essere concesso, quindi chiediamo se questa deliberazione ha avuto un seguito. Grazie. Prego Assessore Morroni per la risposta. Sì, grazie Vicepresidente. Consiglieri Mancini, mi alzo in piedi perché la volta scorsa il consigliere Paparelli ha fatto un richiamo sul fatto che la Giunta spesso sta seduta. Io mi scuso, non era un gesto naturalmente di
mancanza di rispetto, ma era un retaggio della fase Covid, quindi mi scuso per questo, quindi con estremo piacere mi alzo in piedi. Consigliere Mancini, naturalmente non torno sulle motivazioni che avevano portato l'Aula ad esprimere le proprie valutazioni in merito alla questione che lei oggi riporta all'attenzione del Consiglio stesso, ma purtroppo si fa presente che fino ad oggi la Giunta non ha potuto dare seguito a tali impegni in quanto, come stabilito dall'articolo 40 della legge regionale 14 del 94, le risorse disponibili derivano dai proventi dell'attività venatoria che non sono nemmeno sufficienti a coprire le spese derivanti dall'ordinaria gestione faunistica. Questa è stata la situazione nel lasso di tempo successivo all'approvazione della delibera da parte del Consiglio. Ricordo che gli impegni a cui si deve far fronte con le risorse derivanti da quello che ho detto poco fa sono l'indennizzo dei danni alle produzioni agricole, alla zootecnia, la gestione dei centri faunistici e delle altre attività ad essi connesse. Naturalmente resta confermata la volontà di procedere nei termini indicati nella deliberazione dell'Assemblea legislativa al numero 242 del 2022, non appena si concretizzerà la possibilità finanziaria di operare come richiesto, e tale volontà è ancora di più rafforzata dinanzi alla condotta, al comportamento di buona parte delle associazioni venatorie che nel corso del tempo si sono mostrate disponibili a collaborare alla raccolta dei dati faunistici, per sottolineare che una delle funzioni dei cacciatori è anche quella di svolgere una funzione un po' di sentinelle sul territorio, utili pertanto anche ai fini della raccolta dati per la gestione della fauna. Quindi anche questo comportamento, che naturalmente riteniamo meritevole di apprezzamento e di plauso in un'ottica di collaborazione stretta con l'istituzione regionale, ci spinge naturalmente a ribadire la volontà, non appena le condizioni finanziarie lo renderanno possibile, di poter onorare quanto stabilito dall'atto consiliare richiamato nella sua interrogazione. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Mancini per la replica. Assessore, apprezzo la sua onestà, nel senso che ci dice quello che non si è potuto fare, al di là dell'impegno più che formale che esprime il Consiglio Generale. Però mi permetto, siccome il mondo non è finito, Assessore, grazie a Dio c'è un Natale, poi ce ne sarà un altro, io penso che, come lo sforzo abbiamo fatto come bilancio regionale, riconoscendo in maniera, diciamo, straordinaria i 308.000 euro che abbiamo fatto per sostenere i danni da fauna selvatica, io penso che sia possibile, ancora nelle pieghe di questo bilancio che si sta, diciamo, concludendo, e forse l'ultimo bilancio di questa assemblea, perché stando alle regole del voto, Assessore, noi si dovrebbe votare a ottobre, quindi tra l'altro in una situazione in cui non potremmo neanche approvare il bilancio, come è successo la passata legislatura. Però qui non si parla di cifre particolarmente esosi, ma io voglio riportare l'attenzione sull'obiettivo della risoluzione originale. L'obiettivo è coinvolgere in maniera operativa, in maniera coordinata, su format redatti dalla Regione e dall'Osservatorio Faunistico, sulla base di un obbligo e di una correttezza operativa attraverso un protocollo, alcune associazioni organizzate nelle proprie sedi possano contribuire alla informatizzazione di tutti i dati faunistici che molte volte rimangono, purtroppo, come abbiamo visto, non solo in questa legislatura, ma da sempre rimangono sul cartaceo. Questo perché non vogliamo controllare nessuno, noi vogliamo creare questa, come è successo per la questione tortora, dobbiamo creare un rapporto di fiducia tra il cacciatore e l'istituzione, per cui in modo corretto e puntuale, attraverso la sua associazione, si crea una banca dati significativa sui flussi migratori, sulle specie cacciate, sui capi abbattuti e prelevati, perché alla fine
Questo agevola e fa risparmiare risorse pubbliche all'istituzione, cioè alla Giunta e all'ufficio preposto, che è quello del suo assessorato. Quindi, siccome non si parla di cifre, e chiudo, particolarmente esose, per cui si tratta di poter immaginare 4-5 unità operative all'interno di una più sede di queste associazioni, con contratti ovviamente molto limitati nel tempo e soprattutto limitato nell'orario, che possono sicuramente essere coperti con una cifra che può essere intorno a 50.000 euro. Questo è con l'obiettivo però del protocollo di sostegno che deve coordinare il suo assessorato. Quindi i proponenti, quindi i colleghi Castellari e Puletti, noi insieme a questa volontà espressa dall'Aula non siamo in ritardo e sarebbe un bel passaggio che presuppone poi nella nuova legislatura, dove ovviamente siamo fiduciosi che sarà questo quadro politico a governare i prossimi 5 anni dopo le elezioni, poter avviare veramente questo rapporto. Quindi è un appello accorato, senza nessuna critica, perché lei è stato molto chiaro, assessore: non ho trovato i soldi e non ce l'ho messi. Invece di fare voli pindalici politici. Quindi l'auspicio rimane buono e io quindi, siccome abbiamo ancora un annetto davanti, penso che queste risorse si possono facilmente trovare, ma soprattutto l'accordo programmatico sul cosa far fare come noi avevamo chiesto. Sarebbe una bella vetrina politica e soprattutto creerebbe un atto di fiducia, perché poi la Regione gestisce i dati che hanno compilato, ovviamente con la piena responsabilità, le associazioni venatorie. Grazie. Grazie consigliere, invito i colleghi consiglieri a rispettare i tempi per quanto possibile e chiamo l'oggetto numero 2, intendimenti della Giunta regionale riguardo il rinnovo ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008 numero 15 del piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva. Interroganti consiglieri Puletti, primo firmatario Castellari e Mancini, prego consigliere Puletti. Grazie Presidente. L'obiettivo di questa mia interrogazione è ovviamente quello di avere una delucidazione degli aggiornamenti da parte dell'assessore di competenza su quello che sarà il rinnovo del piano ittico. Da cosa nasce questa esigenza? Questa esigenza nasce dalla necessità chiaramente di aggiornare un piano ittico datato nel tempo, dove sicuramente le condizioni di oggi per quanto riguarda leggi normative europee, nazionali e regionali sono chiaramente cambiate rispetto a quando il piano è stato approvato. Anche perché ricordo che con una DGR del 2014 che è stata preadottata la proposta per il piano di pesca professionale e per l'acquacoltura il piano per la tutela della conservazione del patrimonio ittico e la pesca sportiva, che è stata successivamente adottata nel VUR nel 2015. Con una successiva deliberazione dell'Assemblea legislativa del novembre 2017 è stato approvato il suddetto piano. Quindi capite bene che già c'è un lasso di tempo dove necessita un intervento, un aggiornamento per quelle che sono ovviamente le necessità attuali. Nel corso infatti della vigenza di questo atto di natura programmatoria sono emerse problematiche applicative di questo contenuto nel suo articolato, con limitazioni e impedimenti burocratici fortemente penalizzanti per gli oltre 15.000 pescatori umbri che con impegno e cura dell'ambiente proseguono e con nonostante grosse difficoltà questa passione. Ricordo anche che l'intero movimento della pesca in Umbria genera un importante indotto economico, specialmente nelle attività del commercio di prossimità, nella ristorazione e nell'accoglienza turistica, capaci di attrarre praticanti ed appassionati anche delle regioni limitrofi, ma anche da tutta Italia. Per dare quindi continuità a questa che per me è una nostra ricchezza, occorre da parte dell'ente regionale la capacità di ascolto, dialogo proficuo e fattivo con tutti i portatori di interesse presenti ed operanti nel mondo della pesca sportiva professionale, affinché nel rispetto del quadro normativo comunitario nazionale si possa rendere l'attività piscitoria in Umbria maggiormente efficace sotto tutti i punti di vista. Quindi attraverso questa interrogazione, che è stata sottoscritta anche dai colleghi Mancini e Castellari, mi rivolgo all'assessore chiedendo di sapere qual è la sua intenzione, se di avviare le procedure e le interlocuzioni volte al rinnovo ed eventualmente all'aggiornamento
del piano regionale per la pesca, del piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico per la pesca sportiva, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008 numero 15. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie vicepresidente. Consigliera Puletti, il vigente piano per la tutela e la conservazione della fauna ittica e per la pesca sportiva, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa nel 2017, la numero 212, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 del 2008, ha durata decennale ed è quindi in scadenza al termine del 2023. Come stabilito dalla normativa vigente sulla valutazione ambientale strategica, VAS, l'approvazione del piano ittico, così come l'approvazione di ogni piano e programma, prevede una fase di partecipazione e di confronto aperta a tutti i portatori di interesse. Nell'ultima seduta della Commissione consultiva per la pesca sportiva, svoltasi a marzo di quest'anno, è già stata comunicata a tutti i presenti la volontà di elaborare, con la partecipazione attiva dei soggetti interessati, un nuovo piano ittico che definirà le linee di indirizzo per i prossimi 6 anni. Le fasi preliminari di partecipazione avranno indicativamente inizio entro la fine del corrente anno e più precisamente entro la metà del prossimo mese, mese di dicembre. L'operato dell'assessorato, così come dimostrato in tutti gli atti e gli interventi attuati fino ad oggi nell'ambito della tutela del patrimonio ittico e della pesca sportiva, è sempre stato e sarà fondato sulla partecipazione e sul rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, per arrivare a sintesi che tengano conto delle esigenze e delle aspettative di tutti i cittadini. Grazie. Grazie assessore, consigliere Puletti per la replica. Grazie presidente, grazie assessore. Noi apprendiamo con grande soddisfazione, attraverso appunto la sua risposta, che c'è appunto la volontà non soltanto di lavorare ma di aggiornare un piano ittico che, come lei ha ricordato, fa capo ovviamente al 2017, quindi in scadenza andava necessariamente aggiornato e rivisto. Mi permetto di ricordare anche in questa sede che, come prima di entrare nel merito della questione, che proprio per la necessità, e in questo caso mi ritrovo molto d'accordo con lei, la volontà di coinvolgere quelli che sono tutti gli attori partecipanti affinché questo piano ittico sia espressione della volontà di coloro che quotidianamente o con la pesca ci vivono o che comunque rappresentano la loro passione, che insieme al collega Mancini ho depositato in terza commissione l'audizione di tutte le associazioni di pesca ittica sportiva, proprio perché sarebbe bello poter coinvolgere chiaramente tutte le associazioni, ma questo già lei lo ha anticipato, in maniera tale da dare a questo piano ittico un'impronta sicuramente di quella che è la maggioranza di centrodestra. È ovvio che la pesca, un po' così come la caccia, sta vivendo un periodo sicuramente non di facile portata, considerando quelli che sono i restringimenti sia a livello europeo che a caduta ovviamente nazionale e regionale, quindi sicuramente non sarà facile andare a incidere su una rete particolarmente intricata e particolarmente stretta su questo aspetto, quindi è assolutamente lodevole l'intenzione di coinvolgere le associazioni e di lavorare su quello che è un piano che fino ad oggi ha rappresentato sicuramente l'espressione di un'amministrazione che comunque sia non era quella di centrodestra, con ovviamente una visione politica e degli accorgimenti sul piano ittico che sicuramente non rappresentavano quello che è l'espressione ad oggi della maggioranza a livello regionale. Mi permetto, assessore, semplicemente di portare alcune proposte che ovviamente lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che sarà ovviamente lei insieme al suo assessorato e nella consulta a portare avanti quelle che saranno secondo lei le indicazioni migliori per poter affrontare questo piano, ma sicuramente attraverso anche l'interlocuzione che con il collega Mancini abbiamo
avuto in questi mesi, sicuramente sarebbe importante avviare, o meglio incentivare, quelli che sono i rilievi, i monitoraggi di rilievo nelle acque per poter identificare, quindi meglio aggiornare le caratteristiche dei fiumi, e laddove sia possibile anche declassare il fiume stesso da categoria A a categoria B, dove è vero sì che le trote lì non possono essere immesse per la presenza di altre specie, ma è altrettanto vero che aumentando i tratti, lei sa benissimo che potremmo anche aumentare l'emissione di trote. Una situazione simile è stata fatta anche nelle Marche su questo, e può rappresentare una strada che possa in un certo senso mettere insieme, far andare sullo stesso livello sia la pesca agonistica che la conservazione della trota. Altre segnalazioni ci arrivano, e altre volontà ci arrivano nella reintroduzione di alcune specie che possono essere definite autoctone, come il cavedano, ma soprattutto un ridimensionamento, che faccio appello proprio alla parte politica, di quelli che sono i progetti LIFE, che fino ad oggi hanno inciso, a mio parere, in maniera negativa, restringendo quelle che sono le maglie all'interno sia del piano che della carta ittica. Comunque ricordo sicuramente la volontà da parte nostra, della Lega, del centrodestra, delle battaglie che abbiamo fatto per quanto riguarda il ripopolamento, e accolgo con grande soddisfazione la sua intenzione di coinvolgere questo mondo che fino ad oggi ha sicuramente sofferto delle restrizioni europee. Grazie.